adesso veniamo alla parola di Dio. Shakera la persona che è vicino a te, digli adesso c'è la parola di Dio. Perfetto. Allora, il titolo della mia predica di oggi è La malattia di Gehazi. Dite com'è, la malattia di Gehazi. Allora, apriamo le nostre Bibbie in Seconda Re, capitolo 5, Seconda Re 5, dal 15 al 16. Chi conosce questa storia? Chi conosce Gehazi? Alzi la mano. Non è un peccato se non lo conosci, possiamo introdurlo. Chi lo conosce sa che lui era? Vediamo se davvero lo conoscete. Lui era? Chi era? Servo di Eliseo. Perfetto, lui era servo di Eliseo. Allora, per chi non lo sa, guardatemi qua, per chi non lo sa, la parola di Dio, ma anche la storia, ha sempre avuto la figura di un maestro e un discepolo. Sempre. Giosuè era discepolo di Mosè. Timoteo e Tito erano discepoli di Paolo, imparavano da Paolo. Noi abbiamo sempre avuto, sempre, e qua abbiamo Gesù che aveva i suoi discepoli, i discepoli che imparavano da Gesù. Ma anche nel mondo secolare, Platone era discepolo di chi seguiva Platone? Socrate. Quindi sempre, sempre, dite com'è, sempre, sia nel mondo secolare che nel mondo naturale, io credo che sia qualcosa di Dio di fare in modo che noi possiamo imparare da chi ha incominciato prima di noi. E il discepolato è versare la vita sulla vita di qualcun altro. Tutto quello che ho imparato, io quando penso, io spero di non morire domani, però quando penso, se io non ci fosse tutto quello che ho imparato, che ho mangiato, che ho avuto da Dio, visioni, sogni, parole, dove vanno? Vanno nella vita delle persone, nelle vostre vite, vanno nella vita dei miei discepoli, vanno nella vita della Chiesa. E questo è quello che ha portato avanti il cristianesimo. Gesù ha versato nella vita dei dodici e i dodici hanno incominciato a versare la vita di Cristo nella vita di altri, quegli altri nella vita di altri, ed è così che il Vangelo è arrivato fino a noi. Amen. Non è arrivato solo con parole, ma con gente che investe in altra gente. Questo è bellissimo, perché lo Spirito Santo sta restaurando questa cosa nella Chiesa. Amen. Alcuni dicono, ma è tipo un coaching. Adesso va molto di moda questa cosa, no? Un coaching. No. Sicuramente l'hanno rubato dalla Bibbia, perché c'è. Però il coaching, la grande differenza, enorme. È vero che noi stiamo dietro la gente, l'aiutiamo in tutto. Uno potrebbe confondersi, ma il coaching aiuta la persona a concentrarsi su di sé. Tu sei importante, tu vale, tu. Anche noi diciamo che le persone sono importanti. La differenza è che noi aiutiamo le persone a concentrarsi su Dio, meno su di loro e più su di Lui. E questa è l'enorme differenza di curare le persone. Amen? Quindi noi insegniamo le persone a non essere così concentrate su di loro. È questo che porta invece la depressione, la delusione. Ma concentrarsi su quello che Dio può fare per loro e non quello che loro possono fare per loro. Questa è la differenza. Aprendo questa parentesi, quindi noi arriviamo qua in questo uomo, Gehazi, che è a questo punto servo di Eliseo, o quindi il discepolo di Eliseo. Eliseo a sua volta da chi è stato formato? Da Elia. Allora, guardiamo la figura di Eliseo. Quanto Eliseo voleva seguire Elia? Chi lo sa? Ma tantissimo, dite com'è, tantissimo. Lui ha visto qualcosa in quell'uomo, il suo rapporto con Dio, e lui ha detto: io lo voglio. La Bibbia ci racconta, racconto breve perché voglio concentrarmi su Gehazi, che più di una volta Elia gli diceva: guarda, è meglio che tu non venga con me. E lui diceva: vengo lo stesso.
No, è meglio che non, tu non venga. E lui, Elia si girava e lui era lì, era sempre lì. La Bibbia dice che addirittura versava l'acqua nelle sue mani. Vuol dire, ha incominciato in modo umile. Dite com'è? Umile. Quando è che Elia ha compreso? Ha compreso perché era qualcosa che veniva da Dio. Se vi ricordate, Elia ha detto, se tu riesci a vedere... Se tu riesci a vedere, perché il profeta è colui che vede, allora tu potrai essere questa persona, avrai il doppio, no? Sarai il figlio che ha il doppio. Lui ci teneva tantissimo, Elia diceva no, lui sì, io voglio seguirti. Questa dovrebbe essere la nostra attitudine, fare di tutto per imparare da coloro che sanno un pochino di più di noi. Però a un certo punto Elia va, Eliseo rimane là al posto di Elia e noi guardiamo veramente che ha ricevuto la doppia porzione perché ha fatto il doppio dei miracoli di Elia. E quest'uomo ha la grazia, dite com'è, la grazia di essere, cioè non vorreste essere un discepolo di Eliseo che ha imparato nella scuola di Elia? Wow, chi non vorrebbe? Un onore, un privilegio, no, sono io qua. E guardiamo cosa succede. Poi tornò con tutto, sto leggendo Seconda Re 5 dal 15 al 16. Poi tornò con tutto il suo seguito dall'uomo di Dio, andò a presentarsi davanti a lui e disse: ecco, io riconosco adesso che non c'è nessun Dio in tutta la terra fuorché in Israele, e ora ti prego, accetta un regalo dal tuo servo. Ma Eliseo rispose: come è vero che vive il Signore di cui sono servo, io non accetterò nulla. Naaman insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora, dove ci troviamo qua? Ci troviamo subito dopo, dite com'è, subito dopo, il miracolo di Naaman. Vi introduco per chi è giovane nella fede. Naaman, capo dell'esercito nemico degli Assiri, ha la lebbra. Una ragazza che lavora nella casa di Naaman, guarda l'importanza di essere nella casa di qualcuno ed essere una buona testimonianza. Questa ragazza dice: guarda, ho saputo che c'è un uomo di Dio in Israele, pare che Dio lo usi per fare miracoli. Lui viene a sapere attraverso una ragazza. Chi era questa ragazza? Nessuno. Una delle tante, uno di noi che lavorava in casa sua, ma sapeva che lavorava in casa sua con un proposito. Quando Dio ci mette da qualche parte, in ospedale, a casa, c'è un proposito: far sapere, far conoscere la sua presenza a qualcuno. Allora, lei parla a Naaman, lui va da Eliseo, Eliseo gli dice di bagnarsi per 7 volte nel fiume, lui dice: ma io ho dei fiumi molto più belli a casa mia. Il servo di Naaman dice: signore, ma se ti avessi chiesto una cosa difficile non l'avresti fatta, no? C'è gente che va a Lourdes a piedi. Ti ha chiesto una roba semplice, Dio è semplice. Allora Naaman lo fa, si bagna 7 volte, Gehazi è lì, il servo di Eliseo, e lo vede guarire davanti ai suoi occhi. Quindi lui vede un miracolo, wow! Naaman è così felice del suo miracolo che va da Eliseo e gli dice: io voglio darti qualcosa, io voglio darti, io immagino, no? Tu dici, ero morto, quello ha pregato per me, uno dice, non so, voglio fare un'offerta a Dio, a te, io sono felice. E noi vediamo che lui dice, io voglio farti un regalo, voglio farti un regalo, io ero lebbroso e non lo sono più. E? Dite com'è, e? Eliseo rispose, come è vero che vive il Signore di cui io sono servo, io non accetterò nulla. Perché lui non accetta nulla? Poteva accettare? Poteva. Perché in questo caso non poteva? Perché loro erano in guerra. E in tempo di guerra non si accettano regali dai nemici. Dite com'è, in tempo di guerra non si accettano regali dai nemici. Quindi lui ha detto, guarda, com'è vero che Dio vive, io non accetterò questo regalo. Perché? Ti ho guarito, Dio ti ha guarito attraverso le mie mani, ma noi siamo in tempo di guerra, quindi in tempo di guerra non si accettano regali. Fino qua ci siete? Perfetto. Passa, Naaman inizia ad andare via e guardate qua in Seconda Re 5 dal 20 al 27. Seconda Re 5 dal 20 al 27. Ma Gehazi, servo di Eliseo, uomo di Dio, disse fra sé:
Ecco, il mio Signore è stato troppo generoso con Naaman, con questo Siro, non accettando dalla sua mano quanto egli aveva portato. Come è vero che il Signore vive, io voglio correre dietro e avere da lui qualcosa. Ma Gehazi corse dietro a Naaman, e quando Naaman vide che egli correva dietro, saltò giù dal carro per andargli incontro e gli disse: va tutto bene? Andiamo avanti fino al 27, ok. Egli rispose: tutto bene, il mio Signore mi manda a dirti. Ha mandato davvero? No. Ecco, proprio ora mi sono arrivati dalle regioni montuose di Efraim due giovani dei discepoli dei profeti. Guardate come i discepoli erano sempre in giro. Due giovani dei discepoli dei profeti. Ti prego, da loro un talento d'argento e due cambi di vestiario. Naaman disse: ti prego, accetta due talenti, cioè ti do il doppio. E li fece premura, chiusi due talenti d'argento in due sacchi con due cambi di vestiario e li caricò addosso ai due dei suoi servi che li portarono davanti a Gehazi. Giunto alla collina, Gehazi prese i sacchi delle loro mani, li ripose nella casa e rimandò indietro quegli uomini che se ne andarono. Poi andò a presentarsi davanti al suo signore. Eliseo gli disse: da dove vieni, Gehazi? E gli rispose: il tuo servo non è andato in nessun luogo. Ma Eliseo gli disse: il mio spirito non era forse presente laggiù quando quell'uomo si voltò e scese dal suo carro per venirti incontro? È forse questo il momento di prendere denaro, di prenderti vesti, ulivetti e vigne, pecore e buoi, servi e serve? La lebbra di Naaman si attaccherà perciò a te e alla tua discendenza per sempre. Gehazi uscì dalla presenza di Eliseo tutto lebroso, bianco come la neve. Qual era il piano di Dio per Gehazi? Che fosse il prossimo profeta dopo Eliseo. Oggi avremmo avuto una storia pazzesca di Gehazi, una storia di miracoli, una storia di un uomo che avrebbe influenzato pazzescamente la nazione di Israele. Eppure non è così. Eppure lui ha vissuto con Eliseo, eppure lui ha visto un sacco di miracoli. Non ha visto solo il miracolo di Naaman. Vi ricordate della signora che non aveva figli e che ospitava il profeta? Chi dice? Proprio Gehazi è la persona che è in mezzo a questo miracolo e dice: signore, lei non può avere figli. Allora Eliseo dice: allora io pregherò perché tu abbia un figlio. E lei dice: signore, ti prego, tipo, non illudermi, ci provo da tanto tempo, non ho dei figli. E lui gli dice: sì sì, tu avrai un figlio. E lei ha un figlio. E Gehazi è là lì per vedere questo miracolo, ma passa dell'altro tempo e quel bambino noi ben sappiamo che muore, ma noi sappiamo che Eliseo lo risuscita e Gehazi era sempre lì. Quindi un uomo che ha visto la mano di Dio, la potenza di Dio nel tempo, ha avuto l'onore di stare vicino a un grande uomo di Dio, e questo non ha cambiato niente nella sua vita. Tu puoi venire in chiesa, tu puoi avere il miglior mentore del mondo, il miglior pastore del mondo, e puoi anche non cambiare niente. Tu puoi avere 20 anni di fede, puoi vedere i miracoli di Dio e non cambiare niente, perché non è la chiesa che ci cambia, ma è la croce di Cristo, e quanto noi ci siamo confrontati e siamo morti alle nostre colpe e ai nostri peccati. Però che cosa succede? Uno dice: ma non è possibile, cammina con Eliseo, diventa bugiardo. Sei stato per caso da Naaman? Ma figurati, assolutamente no. Eliseo era bugiardo? No. Eli era bugiardo? No. Ma Gehazi era bugiardo. Non dipendeva dalla potenza. Non dipende da chi è al tuo fianco, ma di quanto tu permetterai al tuo mentore, alla persona che ti sta aiutando, di lavorare nella tua vita. E ti do un esempio classico: Giuda. Giuda non era vicino a Gesù? Giuda non ha visto Gesù fare miracoli? Giuda non ha visto Gesù fare cose sovrannaturali? Giuda non era lì?
Giuda era lì, ma ha dato una breccia gigantesca perché addirittura il diavolo si impossessò di lui. Quindi non basta quanti anni, uno dice ma io ho 50 anni di fede, non è quello che conta, è quanto tu permetti alla potenza di Dio di toccare la tua vita. E chi ti sta aiutando, chi in questo caso diventa il tuo mentore, il tuo pastore, la persona che ti aiuta, questa persona può fare del suo meglio, ma se tu non investi la tua vita nel cambiamento, se tu non permetti allo Spirito Santo, a quello che Gesù ha fatto sulla croce, di cambiarti, può darsi che non cambi. E c'è un'altra cosa che io credo profondamente che ha toccato la vita di Eliseo: l'intimità, la familiarità. Dite com'è: intimità, familiarità. Sapete che cosa succede? Quando tu vedi un uomo di Dio, una donna di Dio, uno che sta predicando sul palco, il palco ha un grande effetto. Wow! Poi vai a vivere con quella persona e scopri che quella persona va in bagno, ride, è normale, no? A me succede tante volte, la gente mi vede qua, il palco fa un effetto e dicono ah, il mio sogno era conoscere il pastore Rosen, poi sta con me 5 minuti e la risposta fissa è così: ah, ma sei così? E io capisco che in quel così è tipo, non è che quando parli o cammini esce lo Spirito Santo, io cado e ricevo rivelazioni, immaginano che io non mangi tutto il giorno, la sua presenza. Poi scoprono che sono esattamente come loro, con la differenza che sto mettendo tutta la mia vita, i miei sacrifici per poter servire Dio. E che cosa succede con la familiarità? Che noi ci dimentichiamo della grazia che Dio ci ha dato di avere qualcuno che curi la nostra vita. Noi ci dimentichiamo della grazia che Dio ci ha dato di essere in un luogo dove c'è la presenza di Dio. Noi ci dimentichiamo della grazia di avere la presenza di Dio e una buona parola dalla parte di Dio. La familiarità può portare intimità e profondità, ma può portare anche un cuore duro, può portare anche freddezza, scetticismo e discredito. Perché? Perché è troppo normale. Gehazi, io mi immagino, la prima volta che si è messo a lavorare con Eliseo, ha detto: wow, io sarò di fianco al profeta Eliseo! E poi ha visto Eliseo che mangiava, dormiva, si arrabbiava, era un uomo normale, pieno dello Spirito di Dio, ma normale. E questo ha fatto in modo che lui perdesse il timore, la gratitudine verso quello che lui stava vivendo. E guardate, nel Nuovo Testamento noi abbiamo un passaggio che racconta molto questo, Matteo 13 dal 53 al 58. Noi qua ci troviamo nell'unico posto dove Gesù non ha potuto fare tanti miracoli, e guardiamo il perché. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là recatosi nella sua patria, dite com'è, nella sua patria. Insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Non lo guardavano come figlio di Dio, il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli non sono Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose? E si scandalizzavano, dite com'è, si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua. E lì, a causa della sua incredulità, della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Il prossimo versetto dirà: ad eccezione di alcuni che hanno creduto in lui. Allora, perché Gesù si trova nella sua patria a Nazareth e nessuno crede in lui? Lui a Cafarnaum stava facendo un sacco di miracoli, succedeva di tutto e dicevano wow! Ma sapete perché non ha potuto fare tanti miracoli nella sua patria? Solo, la Bibbia dirà, ad eccezione di alcuni che hanno creduto in lui. Perché hanno detto: ma non è mica il Messia, scusa, non è il figlio di Maria.
È come se fosse la tua vicina di casa. Tu vieni a sapere che quello là, Tommaso, che è il tuo vicino di casa, dice: oh, Tommaso sta predicando in Cina. Oh, guarda questa foto, 1000 persone. Ma sì, ma Tommaso, ma non era quello che si drogava con me prima quando era adolescente? Cosa è successo? Ma sì, ma che vuoi che sia? Tua madre che magari dice: oh Dio, ma sì, ma questa è mia madre è sempre mia madre. Loro non hanno ricevuto Gesù come Gesù per via della familiarità. Dite com'è, familiarità. Che può portare durezza, che può portare scetticismo, ma sì, ma quello è uno come me. E questo ha indurito il cuore di Gehazi, era lì e si è dimenticato così tanto chi era il profeta, che la Bibbia dice che addirittura il re, quando dormiva, aveva paura di sognare perché Eliseo scopriva tutti i suoi sogni. Cioè, ti rendi conto, ti rendi conto? Uno è il sindaco e dice: oddio, se sogno arriva uno che mi viene. Hai sognato quello. Cioè, pensa, questo viveva di fianco a uno che tutti avevano paura di sognare perché Dio gli rivelava tutto e lui si è dimenticato. Infatti lui ha detto: per caso non lo sai che il mio spirito era lì con te quando sei corso dietro a Naaman? Tipo, ti sei dimenticato i doni che Dio mi ha dato? Sei così vicino a me che ti sei dimenticato dell'unzione profetica che è sulla mia vita? E sei... e menti e accetti i regali quando sai da me che non puoi accettare regali in tempo di guerra. Usi il mio nome, perché poi guardate, lui ha usato il nome di Eliseo. Naaman, il mio padrone, il mio capo, il mio signore, si è sbagliato. Sono appena arrivati due servi, due discepoli dei profeti. Ha bisogno di vestiti, ha bisogno di un po' di soldi. Guarda, si è dimenticato completamente chi era. E ha usato quel nome, cioè: io sono comunque il servo di Eliseo. E sapete, essere il servo di Eliseo gli portava alcuni benefici. Tipo che poteva parlare al capo della Siria e chiedere qualsiasi cosa, perché sapevano che camminava con lui. E perché ti voglio dire questo? Per due motivi. A volte noi ci dimentichiamo, per la familiarità che abbiamo con Dio, di quanto onore sia vivere la sua presenza. A volte noi perdiamo il timore di Dio e, pur vivendo in chiesa e sentendo la sua parola, torniamo ad essere bugiardi, dimenticando che lui vede ogni cosa. È che adesso noi non siamo più nel tempo di Anania e Safira o nel tempo di Eliseo, che tu menti e ti viene la lebbra di Naaman, che tu menti e cadi secco in chiesa. Dush! Si chiama il primo atto disciplinare della Bibbia. Io immagino che per i prossimi 100 anni dopo che sono morti Anania e Safira nessuno mentiva. Uno pensava, dice: ho pensato, scusate, tu vai domani? No, non volevo dire no, perché rischiavi la pelle. E Dio ha fatto questo per generare timore. Perché ha voluto generare timore? Perché loro venivano dalla vecchia alleanza, loro venivano dalla scuola dei farisei, dove vivere di apparenza era normale, dove dire una cosa che non sei era normale, dove far finta che eri super di Dio, ti vestivi da cristiano, gridavi nelle piazze era normale. E Dio ha voluto stabilire nella sua chiesa la sincerità e la verità, e ha creato un atto disciplinare perché tutti sapessero che dovevano dire la verità. A volte è così bello, ci siamo abituati. Perché vi dico questo? Io dico questo perché io, gli altri pastori di questa chiesa, che sono fantastici, noi abbiamo la grazia di avere qua gente che predica in tutta l'Italia. A volte loro stessi mi dicono: andiamo lì, la gente ci aspetta. E io vado all'estero, la gente così: wow, voglio troppo sentire la parola, code. E poi noi siamo qui, noi siamo qui ogni domenica, ogni sabato, noi siamo qui, persone normali.
Però qui avete il dono e la grazia di avere ministri, il dono e la grazia di avere qualcuno che ti ascolta quando hai bisogno, il dono e la grazia di avere qualcuno che ti aiuta a crescere con Dio. E sai cosa si fa? Si disprezza questo momento. Ah, cos'è che abbiamo il discepolato? Ma non lo so se voglio fare il discepolato. Ma tu sai quanta gente brama per avere qualcuno che le ascolti un pochino? Tu sai quanta gente paga 100 euro all'ora per andare dallo psicologo e tu hai qualcuno che ti ascolta gratuitamente? Ma sì, ma cosa vuoi che sia? C'è la presenza di Dio, c'è la lode. Abbiamo così una bella lode. Fate un applauso a Sounds che ci porta una bella lode ogni domenica. Sapete quando è ogni volta che io scopro che noi abbiamo una lode pazzesca? Quando esco da qui. Vado anche in chiese gigantesche e dico: Dio, la presenza di Dio in questa chiesa è qualcosa di sovrannaturale. È così bella la presenza di Dio. Ma come noi abbiamo sempre, sai cosa succede? Che arriviamo anche mezz'ora dopo. Tanto siamo abituati alla presenza di Dio. C'è sempre la presenza di Dio. La lode è sempre bella. Ogni volta che vengo è bella. Mi sono già abituato che è bella. Sai cosa facciamo? Arriviamo in chiesa in un modo religioso. Vabbè, oggi è domenica, si va in chiesa. E non veniamo in chiesa dicendo: wow, Dio ha una parola per me. Sto aspettando che mi parli oggi. E non veniamo più con quell'entusiasmo. Ma sai cosa facciamo? Quando c'è una conferenza, ci carichiamo dell'entusiasmo. Qualcuno mi ha detto: come mai nelle conferenze, non lo so, succede qualcosa di più? Io dico: sai perché succede qualcosa di più? Perché noi veniamo con un'altra aspettativa. Noi veniamo con l'aspettativa della conferenza. Succederà. Quando predica uno, sono tutti là davanti dicendo: dai, vediamo cosa predicheranno, perché magari hanno preparato meglio per questo momento. E noi perdiamo la grazia di vivere la quotidianità del miracolo. Siamo così abituati al miracolo. Magari io l'altro giorno pensavo e dicevo: wow, e pensavo, non lo so, una delle serate nella conferenza, dicevo: che bello Dio, ogni anno in ogni conferenza io ogni volta dico: chissà cosa Dio farà. E dico: io non so niente da tirare fuori dal cappello. Ogni volta c'è un movimento profetico diverso o di guarigione, cose meravigliose. E ho detto: ma che bello. E vedevo alcuni che dicevano: sì, bello, come l'altra volta. Siamo abituati al movimento di Dio. Siamo così familiari a un buon cibo che ci sediamo lì dicendo: vabbè. O magari uno predica e guarda la testa della familiarità. Non vieni qua dicendo: chissà cosa Dio mi dirà. Può darsi che lui ti dica in un modo più teologico, può darsi che lui ti dica in un modo più biblico, dipende dal predicatore. Può darsi che sia una predica semplice, diretta, ma queste persone hanno pregato dicendo: Dio, cos'è che la Chiesa vuole? E sai cosa sento? Sì, erano predicazioni così, un po' così. Sai che cosa ti dico? Ti sei abituato alla presenza di Dio, ti sei abituato alla parola di Dio. Ogni volta che predica qualcuno, anche un bambino, dovresti essere là dicendo: Signore, parlami. Signore, voglio ascoltare. Io l'altro giorno ero seduta con una persona che mi stava dicendo quello che Dio gli stava dicendo e come la stava correggendo. E io l'ho presa tutta per me. Io ho detto: ah, che bella questa cosa. Signore, grazie che mi stai parlando attraverso la bocca di questa persona. Ero davanti a un caffè. E ho detto: wow, e sono tornata a casa a leggere la Bibbia e dire: Signore, grazie, pensando che tutto quello che esce dalla bocca di qualcuno che è da Dio sarà una parola buona per la mia edificazione. Sapete che cosa vuol dire questo? Non abituarci mai ed essere così grati alla sua presenza ogni giorno ed essere così felici che lui c'è e onorare le persone che danno la vita per questo, anche se sono persone normali. Guardate Gesù. Ma le sue sorelle sono quelle che vivono con noi. Le vediamo sempre. Gesù fa miracoli. Hanno sentito che faceva miracoli, ma la Bibbia dice che si sono scandalizzati che lui faceva miracoli, perché per loro non era degno di fare miracolo il figlio del falegname, figlio di Maria, dove le loro sorelle vivevano in mezzo a noi. A volte la gente di casa nostra, perché Gesù dice: nessuno è profeta in patria.
Ho detto, sei un ministro, tu hai un figlio che sta crescendo e diventando un ministro. E invece di dire, wow, che bello che stai predicando, dice, ma sì, ma cosa vuoi che sia, che ieri non hai neanche studiato. Onora il Signore per le piccole cose, non abituarti mai. Vieni qua ogni domenica così, che cosa Dio vorrà dire alla Chiesa oggi, perché questo è lo spirito con il quale io preparo le mie prediche e penso tutti gli altri che sono con me, perché lo so anche quando sono fuori e ascolto loro e vedo che stanno pregando, digiunando, Pastor, stiamo pregando e digiunando, Angela e Nicola hanno pensato, pregato, digiunato, mi hanno presentato la predica, cioè loro sono venuti qua, che hanno portato il cuore di Dio, Vale, Gianni, tutti gli altri hanno portato il cuore di Dio per noi. E sai cosa facciamo? Non c'è il quest'anno alcuni nella conferenza ci hanno detto così, chiamavano, scusa, che predicatori ci sono quest'anno? Solo uno che viene dall'estero? Io ero scandalizzata, io ho detto, Dio, questa è la gente che si fida dell'uomo. E sapete qual è la cosa più bella? Quasi tutte le nostre chiese sono venute da me dicendo, pastore, non dovresti più invitare nessuno, i nostri sono eccellenti, eccellenti, sono stati eccellenti, abbiamo avuto un'ottima parola, un tempo con Dio, wow, sì o no, chi c'era lo può dire, wow, perché la nostra fiducia non è nel pappagallo che è qua. La nostra fiducia non è nel pappagallo, la nostra fiducia è in colui che guida i pappagalli, perché noi riproduciamo, però se noi perdiamo la grazia della familiarità, perché vedete Elia e Eliseo, Eliseo guardava Elia e diceva, è un onore, non venire con me, è difficile, è complicato, è troppo lontano, dove vado? No, 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 io non perdo questo onore, io sarò lì. Io sarò lì, io non perderò questo onore, non lo perdo, nessuno mi convincerà che io ti lascio, io non ti lascio, come è vero che il Signore vive, lo puoi andare a leggere, come è vero che il Signore vive, io verrò con te. Wow! E poi troviamo Gehazi. Che cosa interessava? Gli interessava l'economia che poteva portare il profeta, gli interessava essere con il profeta, ma si è dimenticato dell'onore, della grazia che Dio ci ha dato. Ragazzi, questo non succede solo in chiesa, questo succede anche nella tua famiglia. All'inizio, quando ti fidanzi, fiori, fiorellini, amore, ti amerò per tutta la vita, ti ho cucinato, all'inizio del matrimonio, ti ho cucinato questa cosa. Dopo 10 anni, cos'è che c'è da mangiare oggi? Sapete perché? Prima non c'era la familiarità. Wow, arriva mio marito, mi sono appena sposata, voglio fare una cosa bella, metti le candeline, i fiorellini. Wow, adesso esco con lei, voglio proprio stupirla. E tu puoi scegliere di fare due cose, o di essere grato e grata ogni giorno della tua vita per quell'uomo o quella donna che Dio ha messo al tuo fianco e coccolarla e onorarlo e fare di tutto perché quella familiarità diventi sempre più intimità e profondità, o puoi abituarti con quella persona fino al punto di andare a cercare la novità altrove, perché quella novità non è più novità, dipende di quanto noi siamo riconoscenti a quello che Dio ci ha dato. E io credo che noi dobbiamo essere riconoscenti, io credo che noi non dobbiamo venire ogni domenica perché è domenica, io credo che noi ogni domenica dobbiamo dire, Signore, wow, sono la tua presenza, io non voglio abituarmi con la tua presenza. Sapete, alcune persone dicono così, io quando ho conosciuto Gesù avevo tanto amore, tanto, era così bello, adesso sono passati 20 anni e non penso di avere l'amore che avevo all'inizio. Sapete, la Bibbia dice che è meglio la fine delle cose del loro inizio. In Ecclesiasti 7:8 dice così, vale più la fine di una cosa che il suo principio, e lo spirito paziente vale più dello spirito altero. Noi programmiamo l'inizio di tutto, ad esempio, chi è sposato qua? Chi ha programmato l'inizio del matrimonio? Tutti, ti dico come hai programmato,
casa, voglio cercare casa. Lavoro, voglio cercare lavoro. Festa, il migliore fotografo, voglio questo. Spendi, neanche voglio parlare di quanto spendi per mangiare, perché io soffro ogni matrimonio, infatti adesso non rimango più nei matrimoni, perché soffro di vedere tutto quel cibo sprecato e di vedere che noi che siamo credenti dovremmo davvero fare un buffet carino e dire guarda il resto l'ho mandato a Missione Possibile, perché non è possibile, veramente, veramente troppo. Allora fai di tutto, prepari un wow. Io sono stata 2 o 3 anni fa in un matrimonio che noi siamo stati a Napoli, abbiamo incominciato, perché adesso a Napoli c'è il pre-antipasto, non solo l'antipasto, pre-antipasto. Il pre-antipasto, perché avete un'idea, c'era la paella, incominciava così, con la pasta primo, secondo. Poi dopo il pre-antipasto c'era l'antipasto, c'era con me Marco Sweet che mi ha guardato quando è finito il pre-antipasto e mi ha detto possiamo andare, io ho detto figurati, il secondo l'hanno servito alle 18 di sera e lui mi ha guardato e mi ha detto ma quanto pagano per tutto questo? Ho detto guarda lasciamo perdere. Ragazzi, guarda la preparazione dell'inizio. La culla per il bambino è blu piuttosto rosa. Chi programma la fine? Chi programma la fine del proprio matrimonio? Chi programma come sarà quando tu invecchierai con lei? Chi programma come sarà quando i figli saranno grandi? Chi programma come sarà dopo? Nessuno. Eppure la Bibbia dice che la fine delle cose è meglio del loro inizio. Se noi non viviamo con aspettativa ogni giorno, noi uccideremo quello che abbiamo speso tanto per costruire. E la stessa cosa è la fede. Tu arrivi e dici wow, quanto tempo! E cos'è che digiunano 40 giorni? Guarda i primi digiuni della nostra chiesa. Com'è che digiunate? Ma non lo so, salto un pasto. Io acqua. Perché voglio farlo bene. Chi ha programmato la fine? C'è gente che ha fatto così che oggi non è neanche credente. C'è gente che ha portato altra gente in chiesa e che oggi non è nemmeno credente. C'è gente che ha incominciato così bene e che oggi Dio è là. Perché noi non programmiamo la nostra quotidianità. Dite com'è quotidianità. E il tuo futuro è fatto della tua quotidianità. Dite com'è il mio futuro. È fatto della mia quotidianità. Il mio futuro è fatto della mia quotidianità. Oggi ti tratto bene, oggi ho aspettativa, oggi mangio della tua parola e domani sicuramente finirò bene. Sapete quando è che una persona ministerialmente può dire wow, ho finito bene? Non è per quante chiese ha aperto, non è per quanti miracoli ha fatto, è se è rimasto, guarda la Bibbia. Guarda Paolo, Paolo non è che alla fine della sua vita ha detto dunque ho aperto queste missioni, Paolo ha detto così, ho mantenuto la corsa, ho mantenuto la mia fedeltà. Se vuoi vedere, se tu come discepolo sarai un discepolo fantastico, potrai dire al Signore e anche a colui che, o a colei che ti cura, ho mantenuto la fede, sono rimasto fedele, sono rimasta fedele. Questo è ciò che conterà. Questo è il successo per ognuno di noi. Dì alla persona che è vicino a te, la fedeltà è il successo per ognuno di noi. Di nuovo, la fedeltà è il successo per ognuno di noi. Guardate, nell'Antico Testamento noi troviamo esempi così. Gente che era felice di andare a casa di Dio. Fai una domanda a te stesso e datti questa risposta. Com'è che ti sei svegliato oggi per venire qua? O come ti svegli per dire c'è il gospel, c'è la presenza di Dio, voglio andare lì. Com'è che lo fai? Com'è che hai fatto oggi? Hanno spento l'aria condizionata, penso. Era così bella. Era così meravigliosa. È che poi è simpatico perché la gente non è mai d'accordo. O troppo caldo, allora mettiamo l'aria, allora troppo freddo, allora è troppo freddo. Accettiamola così come vieni, accendila.
portati il golfino, portati il cappellino, no? Allora, com'è che sei venuto? Dimmi, dimmi. Oddio, oddio, c'è il gospel, sì, dai, dai, se sei sposato, dai, amore, andiamo. O piuttosto hai litigato prima di venire. Sì, 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 ok, parliamo dopo. Alleluia, alleluia, alleluia. Pensa come, guarda come uno dovrebbe, se ha questa gioia di essere in Dio, ti svegli, una lode che spacca e inizi a dire, buongiorno Spirito Santo, non vedo l'ora di lodarti con tutti gli altri, ma incomincio a lodarti adesso. Signore, io ti benedico, ho aspettative per oggi, voglio che tu mi parli, voglio che tu trasformi il mio cuore, dammi una parola che sia cibo per me e per chiunque predicherà, riempi la sua bocca con una parola che arrivi al mio cuore, Dio, nel nome di Gesù. E poi vieni, ti prepari per arrivare qua puntuale, perché c'hai l'appuntamento con Dio, non col Pinco Palo, non con me, non con la lode, c'hai l'appuntamento con Lui, e vieni prima. E vieni prima e mangi, non lo so, la tua brioche nel piano di sotto. E quando inizia la lode, non sei là a prendere il cappuccino fuori da un'altra parte. Tu guardi il signor Pinco Pallo, che in quel momento tu pensi sia più importante di Dio. Perché sai cosa stai dicendo a Dio? Signore, questo cappuccino è più importante di lodarti. Guarda, sto qua ancora 10 minuti. Tu guardi, dice così alla persona. Guarda, adesso andiamo insieme. No, ma io non ho finito di parlare. Finisci un altro momento, perché adesso parlerà Gesù e noi insieme andiamo con gioia alla casa del Signore. Guardate, guardate, nel Salmo 42, 3, 4 dice così. In questo momento lui è lontano. Dice, le mie lacrime sono diventate il mio cibo giorno e notte. Mentre mi dicono continuamente, dov'è il tuo Dio? Ricordo, dite com'è, ricordo con profonda commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i canti di gioia e di lode di una moltitudine in festa. In questo momento lui dice, mi stanno dicendo dov'è il mio Dio, un momento difficile. Qual era il ricordo più bello che Davide aveva? Mi ricordo quando tutti insieme, con quanti di gioia, andavamo alla casa di Dio, e sei qua che scendi dal 14 e vedi la gente, tanta gente che sta venendo, dai buongiorno, ciao, come stai, ma che bello, da tanto che non ti vedi, allora, e c'è quell'entusiasmo di andare alla casa di Dio, nel momento difficile, questo era il suo ricordo di quanto era meravigliosa l'idea di andare nella casa di Dio. Guarda il Salmo 122,1, dice così. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Com'è il tuo cuore quando uno ti dice andiamo al gospel? Com'è? Com'è il tuo cuore? Lui dice io mi sono rallegrato quando qualcuno mi ha detto dai andiamo a lodare Dio. Wow, andiamo, dai, corri, corri, fai veloce la colazione, non voglio perdere la lode, non voglio perdere la parola, andiamo. Come mi rallegravo quando mi dicevano andiamo nella casa del Signore. Mi sono rallegrato quando mi hanno detto andiamo alla casa del Signore. Ma questo per te è passato o è presente? È passato o è presente? C'è sempre qualcosa più importante o è presente? Perché sai che cosa? Noi non riceviamo da Dio se veniamo con un cuore così. Noi riceviamo da Dio quando siamo pieni di aspettative, anche se parla un asino, anche se uno viene qua muto, tu riceverai da Dio quando hai aspettative, perché Dio risponde all'aspettativa del nostro cuore. Non dipende dal predicatore. E ti dice una che è stata cattolica per anni. Io andavo nelle messe. Allora l'Eterno ha detto, apriamo le nostre Bibbie, Matteo, monotono. Non potete capire quanto ricevevo. Ero lì, tornavo a casa e dicevo, oh ma che parola c'è stata oggi. E alcune persone a volte guardavano così. Siamo stati in due luoghi diversi? No, uno è venuto con sete. Quando tu hai sete, tu bevi anche delle gocce perché hai sete.
E anche le gocce sono importanti. A volte è la stessa cosa, venite nella stessa chiesa, uno guarda e dice: oh, ma che parola! E l'altro dice: boh. Sai che cosa vuol dire? Che non hai preso niente, perché devi essere straordinario perché tu prenda qualcosa. E poi sai cosa succede? Arriva il predicatore Pinco Palo, arriva il gruppo di lode, non lo so, arriva Jesus Culture, bellissimo, arriva quello della Bethel, arriva e dicono: domani sono lì. Tu non manchi, tu arrivi prima, tu compri il biglietto che costa 80 euro, ma nella tua conferenza non sei venuto. 80 euro, dice, perché la ricevo. Sai che cosa stai dicendo a Dio? Io ricevo dagli uomini, non da te. Quando noi riceviamo da Dio, noi riceviamo qualsiasi cosa. Noi sappiamo mangiare qualsiasi cibo, perché noi crediamo che venga dal cielo. Noi crediamo che venga da Lui, ed è da Lui che devi venire. Non vado perché là so che il Signore mi parlerà. Perché cosa vieni a fare qua? Non così. Sai cos'è? Familiarità. E non voglio lodarci e innalzarci, ma io voglio dirvi una cosa: questa chiesa vi dà un'ottima lode, un ottimo cibo della parola di Dio. Le persone si preparano, vieni con fame perché tu hai cose buone. Ti dici una che va nei paesi dove c'è il più grande risveglio, dovunque vado dico: è vero, noi non abbiamo ancora, dite com'è ancora, i loro numeri, ma wow quello che Dio ci sta dando. Ma che meraviglia! E la gente che mette il piede qua, pastori che preghi dicono in tutto il mondo. Ragazzi, in tutto il mondo, voi non sapete come loro mi presentano. Chi è stato in questa chiesa? Io quando sentivo il pastore Abe che mi presentava, dicevo: anch'io vorrei essere lei. Veramente, dicevo, mi piacerebbe conoscere quella persona. Dico, però, quello che loro vedono quando vengono qui, che lode! Che moderni, che unzione, che parola, che super, che onore. E io dicevo: pensa, noi abbiamo gente che arriva pure in ritardo per tutto questo. Familiarità. È come non approfittare tua mamma e scoprire che lei era importante dopo che è morta. È come andare a vivere in un'altra nazione, come alcune persone che sono cresciute con noi. Noi abbiamo una discepolina a San Paolo da 12 anni, la Ruth, che da 12 anni che dice: cerco il ministero sabato e non lo trovo. Da 12 anni che dice: nessuno mi ha curato in nessuna chiesa come sono stata curata lì. Ma perché uno deve andare all'estero per scoprire la grazia e l'onore che noi abbiamo di avere qualcosa di super, gente con un bel cuore? Onora il Signore per quello che Lui ti dà oggi. Dì alla persona che è vicino a te: onora il Signore per quello che Lui ti dà oggi. E voglio concludere con alcuni pensieri. Discepoli di Emmaus. Avete mai sentito i discepoli di Emmaus? Hanno sentito parlare di Lui, hanno saputo delle sue cose, erano diventati i suoi discepoli, sì o no? Sì. Avevano Gesù di fianco e non l'hanno riconosciuto. Avevano Gesù di fianco e non l'hanno riconosciuto. L'hanno riconosciuto solo quando ha spezzato il pane, dove Dio ha aperto i loro occhi per dire: ma io sono con te tutto il tempo, io cammino con te tutto il tempo e tu stai parlando di me e non riconosci la mia presenza. Noi non possiamo non essere grati di quello che Dio ci sta dando. Alzatevi. Si dice così solo per far finta che sta finendo, dice il pastore Subirà. Gehazi, dopo tanto, non aveva timore di Dio, mentiva, e la sua intimità è diventata la sua nemica, e la sua ingratitudine è diventata la sua nemica. Come facciamo a guarire il nostro cuore da un cuore ingrato? Come facciamo a guarire il nostro cuore da questa familiarità sbagliata? Lodando Dio e riconoscendo le sue meraviglie. Anima mia, non dimenticare nessuna delle sue meraviglie.
Dite con me: anima mia, non dimenticare nessuna delle sue meraviglie. Concludo dicendovi questo. Quanto... Chi ha già frequentato qualche altra chiesa che non sia questa? Quanto sapete l'importanza della libertà? Quanto conoscete l'importanza di essere in un luogo dove puoi essere te, vestirti come sei, dire quello che sei, avere l'onore di poter anche dire le cose con chiunque sia nella tua autorità, parlare con loro? Quanto è grande l'onore di essere in un luogo dove c'è la libertà dello Spirito Santo? E te lo dico io, è un super onore. Io ho vissuto già dove non c'era la libertà dello Spirito Santo. Io ho vissuto già dove non potevi essere quello che sei. Io ho vissuto già dove avevi qualcuno che era il tuo intermediario per parlare con Dio. E forse, dico forse, le persone che vengono dal profondo mondo sono più grati di noi. L'altra volta parlavo con il pastore Bruno, adesso è in Brasile, il pastore quello dello skate che adesso si è unito a noi, e lui mi diceva: io ogni volta sono così grato a Dio, perché lui ha fatto 20 internazioni, sapete cosa vuol dire? È passato da 20 cliniche per il problema che aveva con la droga. Per 20 volte i suoi genitori, che erano benestanti, dicevano alle ragazze che lui conosceva: non frequentare mio figlio. Nessuno credeva più. Quando lui pensa e dice: io penso a quello che Dio ha fatto per la mia vita e io non posso non essere grato. A volte credo che quando non abbiamo avuto così tanti problemi ci dimentichiamo dell'onore, della grazia che è essere nella casa di Dio, o dell'onore, della grazia che è, riproducendo questo nella tua famiglia, avere quell'uomo, quella donna vicino a te che ti ha sopportato. Non è scontato essere nel 2017 e avere un uomo fedele, una donna fedele. Lo sai? Ah, ma noi litighiamo. Quindi? Per questo oggi, non lo so se sei lì con lei o con lui, ma digli grazie che sei nella mia vita. Ma onorala oggi. Ma onora quella persona oggi. Oggi. Il futuro è fatto dell'oggi. Grazie che mi sopporti. Grazie che mi supporti e mi sopporti. Onora oggi. Ma chi è che ti pigliava? Perché tu pensi che ti volevano tutti. Magari no, magari solo quell'essere lì ti ha tenuto come sei. Cosa ne sai? Ma ringrazia Dio oggi per le persone che hai di fianco, ma ringrazia Dio oggi perché ha messo questa visione meravigliosa in questa chiesa di uno che cura l'altro. E anche se il tuo mentore è normale, ma digli: ma grazie che mi ascolti, mi consigli, ma grazie che posso cavalcare la tua unzione. Perché ci sono delle persone che Dio innalza perché ha innalzato qualcun altro prima. E sapete qual è la più grande eredità che io voglio lasciare ai miei figli nella fede? Non è quante chiese noi abbiamo aperto, è la mia fedeltà a Dio. Che voglio che fino alla fine, dico sempre: Dio, se per caso pensi che io impazzirò, uccidimi. Quindi se muoio di colpa perché stavo per impazzire, voi dite: va bene. Perché questa è la cosa più bella, essere fedeli a chi è vicino a noi. Io ho l'onore di avere nella mia vita il pastore Paolo e il pastore Rebecca. Ragazzi, loro sono desiderati in tutto il mondo, sono persone semplici, ABC, per l'esempio di famiglia che hanno. Ma io ogni anno li onoro, non con la mia vita solo, anche con i miei soldi li onoro. Ogni anno a loro e a mia madre io lascio da parte dei soldi per regalargli un viaggio, qualcosa, per dirgli: grazie che curi la mia vita. A mia madre ogni tanto vuole sempre più viaggi, diventa sempre più costosa. Ho incominciato con un viaggetto a Firenze e adesso mi dice: cosa ne pensi di Dubai? C'è onore, ma c'è anche mancano i soldi. Ma voi non potete capire la gioia di vedere mia madre quando la porto in giro, felice di tutto, racconta tutte le vicine. Lei ha passato tutta la vita con le vicine così: hai dato una figlia,
Non deve essere mica facile vivere lontano. Ah, non viene a Natale? Deve essere proprio difficile. Adesso sei sola. Adesso la sua rivincita. Lei arriva e dice così: ciao ragazze, adesso vado in Portogallo. Voi cosa fate? Ah, state a casa, non avete dato una figlia. Non potete far capire. E io non voglio che lei muoia. E io voglio il giorno che per caso, magari muoio prima io, perché quella dura in eterno. Però semmai voglio poter dire: Signore, l'ho onorata in vita, non con le mie parole, con i miei soldi, con la mia vita. L'ho onorata per tutto l'amore che ha versato nella mia vita, per l'educazione che mi hai dato. E la stessa cosa sto facendo con i miei genitori spirituali, per dirgli, ogni tanto li faccio un discepolato così. Grazie, grazie perché mi curate. E loro viaggiano sempre, noi ci incrociamo su internet. Fedele, non manco un discepolato, posso essere in Cina, il mio discepolato è martedì alle 18 in Italia, c'è il mio update. Sapete che cosa vuol dire? Sono grata perché investite nella mia vita, sto imparando da loro. Loro viaggiano, hanno una notizia nuova. Perché non fai questo in chiesa? Ci proverò. Perché Gehazi non ha ascoltato la persona che Dio ha messo nella sua vita. Gehazi poteva dire: mi sta dicendo Eliseo, l'uomo che Dio ha messo nella mia vita per guidarmi. E lui ha detto: no Gehazi, non si prendono i regali. Lui se n'è fregato della sua parola per i suoi interessi personali. Non farlo. Oggi non esiste una lebbra di Nama, ma stai aprendo una porta spirituale nella tua vita che non è buona, che blocca la tua vita. Onora le persone che ti hanno innalzato. E non onorare solo con la bocca. Vi racconto un segreto. Quando una persona si è convertita davvero, la prima cosa che si converte è questo. Le tasche. Lo capisci da subito, perché quella persona vuole investire nel regno di Dio, vuole dare nel regno di Dio. E non, nessuno gli devi chiedere, nessuno devi fare bigliettini. Arrivano e dicono: voglio contribuire. Magari non hai soldi, voglio contribuire con la vita. Vieni gente e dice: posso pulire la chiesa? Arrivati ieri io ho conosciuto due ragazzi che si stanno trasferendo in Italia, fantastici, è un produttore, è già arrivato così: pastore, mi insegni tutto quello che sai, mi insegnate sul discepolato. Ma io quando vengo in Italia, non è neanche venuto, non è neanche messo i piedi, ha detto: io voglio venire per servire, inizia a dirmi adesso cosa devo fare per servire, così che mi preparo. Io ho detto: Dio, grazie, perché a volte tu semini di qua, non raccogli qua ma raccogli lì. Dio inizierà qualcuno per farti raccogliere, ragazzi. E quando Dio ci dice di no, no, ascoltalo, non sempre c'è una spiegazione, qua c'era una. È il tuo Dio che sta parlando. Ho insegnato delle cose a delle persone negli anni: non fare così, chiama quella persona in quel modo, è meglio così, è meglio, è la visione della Chiesa. O sai cosa fanno? Continuano a fare quello che loro vogliono, per questo la loro vita è esattamente com'era, non cambierà mai niente. Passeranno altri 50 anni, saranno ancora lì. Non sono flessibile a quello che Dio ha messo nella loro vita, con entusiasmo. Amen. Apri il tuo cuore all'entusiasmo. Io voglio darti 10 minuti prima di pregare con te, perché tu vada in giro a dire un po' di grazie alla gente che è qui, perché tu vada in giro a dire un po' di grazie alle persone che sono vicino a te, alle persone che collaborano con te, che lavorano con te, magari anche il tuo amico che ti ha portato qua per la prima volta. Un cuore grato manterrà il nostro cuore con una temperatura alta, calda. Inizia a ringraziare, inizia a dire, andare in giro a dire: guarda, grazie,
Oh, grazie che mi hai invitato per ascoltare sulla gratitudine. Guarda tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, di grazie che sei un figlio che mi onora. Grazie mamma che sei qua con me al mio fianco, sei una madre stupenda, sei un padre stupendo. Tutti noi abbiamo i nostri difetti, tutti noi siamo umani, ma questo non deve togliere la gratitudine dei nostri cuori verso le persone che sono vicino a noi. Inizia a dirgli un po' di grazie, inizia a essere un pochino grato a tutte le persone che sono vicino a te. Inizia ad essere grato. Grazie che siete qui, grazie che suonate forever. Che Dio continui a benedirti. Penso che l'appello è questo, per la salvezza. Continua ad avere un cuore grato e a non dare mai per scontato la grazia che Dio ti ha dato di onorarlo, di amarlo. Non abituarti mai con la sua presenza e con la sua parola. Vivi ogni giorno come se fosse il primo o anche l'ultimo, con quell'intensità. Vi voglio strabene. Grazie che ci siete, grazie che siete famiglia per me, siete fedeli. Io non do per scontato che venite, che curate la gente con me. Grazie per la vostra disponibilità a curare i figli di Dio, ad aiutarmi a curare le persone. Grazie per la vostra fedeltà nelle cellule per crescere. Vi stra-amo, siete bellissimi e non do questo per scontato. Grazie per chi c'è da sempre fedele, tipo Laino, ti voglio bene. Grazie per tutte le persone che nel bene e nel male fanno quello che tutti dovremmo fare. Rimanere finché la tempesta passi, perché Dio è con noi. Buona domenica.